La vita può essere la fine del mondo? Buongiorno e buon caffè. È la fine del mondo. Questa pessima introduzione da guitto di palcoscenico, perché vorrei introdurre un libro, eccolo qua, lo vedete al contrario come capita sempre nei video, si intitola La vita come la fine del mondo di Luigi Maria Epicoco, e mi farà compagnia perché come sempre trovo un sacco di spunti che uscendo dalla meditazione più religiosa, più spirituale, più cattolica, diciamo così, sono spunti interessantissimi per la vita di tutti i giorni. E cominciamo proprio oggi a approfondire quello che ho scoperto e che mi fa piacere di portare alla luce e di donarvi come un minatore che si insinua nei cunicoli di una montagna per tirar fuori un piccolo tesoro. Il tesoro non è mio, io mi limito a portarlo alla luce e offrirvelo. E il primo punto, tra le tante pagine sottolineate, lo trovo qui a pagina 11, in cui, citando un'espressione di San Paolo, quello che dice finalmente verrà un giorno in cui vedremo le cose faccia a faccia, non adesso come in uno specchio confuso, perché all'epoca gli specchi erano confusi, non come i nostri, cosa aggiunge l'autore? Aggiunge che la vita non è qualcosa che rimane fuori dalla nostra comprensione, ma è qualcosa che, pur così grande, un pezzo alla volta può essere compresa da ciascuno di noi. Un pezzo alla volta. È su questo pezzo alla volta che oggi voglio soffermarmi con voi, perché questo concetto di conoscere un pezzo alla volta e aggiungere un pezzo all'altro per avere alla fine un bel mosaico è qualcosa che dobbiamo fare costantemente. Credo che sia veramente un invito che dobbiamo fare nostro, a cominciare da me evidentemente, perché è apprendendo le cose che riguardano le persone, che riguardano i clienti, se vogliamo parlare anche di vendita, che riguardano quelli che abbiamo nel nostro cuore, un pezzo alla volta, mettendole tutti accanto. Perché quel pezzo oggi potrebbe essere entusiasmante, affascinante, e quel pezzo domani potrebbe essere sporco, puzzolente, qualcosa che ci infastidisce, ma se lo metto nel mosaico insieme agli altri, diventa un'ombra che magari dà più luce a un altro colore. È l'insieme dei pezzi che alla fine determina una vita, una persona, un cliente. Nel nostro piccolo non è così che diciamo di fare ai venditori quando si trovano di fronte a un'obiezione, mettere quel pezzo insieme ad altri pezzi, attorniato da altri pezzi positivi per dire: beh, signor cliente, guarda il quadro completamente. Sì, è vero, qui c'è un'ombra, ma guarda quanta luce. Non puoi avere solo luci. Se ci fossero solo luci, non ci sarebbe l'immagine a tutto tondo. E con questo pezzo uno alla volta, un po' come tanti caffè che si compongono e danno un'immagine di quello che penso, di quello che sono, di quello che voglio raccontarvi, chiudiamo la puntata di oggi. Ci saranno altre esplorazione, altra estrazione dalla miniera di quel libro. Buongiorno e buon caffè.